Allora, ciao a tutti, il mio personaggio si chiama Shamrev ed è un ex tenente in pensione e si è occupato della tenuta di Sorin per tanto tempo. Ha una moglie e una figlia, la moglie si chiama Polina e la figlia si chiama Masha. E è un personaggio un po' particolare, nel senso che a una prima lettura appare come un personaggio scorbutico, autoritario, un po' tirchio, ma in realtà analizzandolo si vede che la guerra e tutti comunque il servizio militare lo ha segnato molto. E questo si riflette anche nel personaggio, nel rapporto con gli altri, anche nella sua stabilità mentale. E ha degli scatti, nel senso che essendo comunque un tenutario si vuole essere una persona a modo, seria e composta, però ogni tanto perde il senno quando succedono delle cose particolari e riversa tutto quello che lui ha vissuto, tutte le frustrazioni della guerra che lui porta dentro e che non riesce ad esprimere agli altri, le trasporta in rabbia nei confronti di quelli che vivono con lui nella tenuta. È un personaggio secondo me particolare, nel senso che in altre visioni, in altre interpretazioni era un personaggio vecchio, che si trascinava, molto serio, che rispecchia una parte, un lato di Shamrev, che però secondo il regista non è la totalità del personaggio, della persona, perché non tenevano in considerazione a mio parere altri aspetti, appunto quelli della sua vita passata. Allora, ce ne sono tante. In primis è il fatto che il mio personaggio ha 60 anni e io ne ho 20, quindi anche fisicamente, come voce, come postura, rendere un personaggio di 60 anni è molto complesso. Poi la fisicità, perché il teatro di Lodovico è un miscuglio di parole, azione, movimento, spazio, e quindi io, non essendo una persona molto atletica, è una cosa, cioè una sfida che mi sono posto. E anche la comicità, perché io non sono abituato a fare personaggi comici, nel senso che non mi trovo molto bene con tempi, eccetera. E anche la comicità, fronteggiarmi con un personaggio del genere è stata una sfida. Allora, la mia battuta preferita è... ve la faccio da personaggio. Il cavallo! A casa? Oh, ma tesoro, lo abbiamo fatto andare in stazione a piedi, non lo si può far trottare da capo. E questa è la mia battuta preferita perché secondo me racchiude tutta l'essenza di Shamrev. Il rapporto travagliato con la figlia, con cui non riesce ad avere un contatto, che è una cosa anche molto contemporanea, l'incomunicabilità tra genitori e figli, il tentativo di mostrarsi a un mondo di artisti, scrittori, attrici a cui lui non appartiene perché era un soldato, e anche questo suo tentativo di mantenere in equilibrio l'economia della tenuta. Perché è fatto da ragazzi che si vogliono mettere in gioco, che si divertono, lo fanno per passione, con cuore, e secondo me è una versione del gabbiano che non avete mai visto per molti aspetti, ma soprattutto perché ci sono molti, come dire, molti pezzi in cui noi stessi sputiamo sangue, in cui noi stessi mettiamo tutta la nostra essenza, e quindi secondo me è bello vedere il frutto di questo lungo lavoro.